Sì, oggi alle ore 18 presso l'Hotel Palace di Catanzaro presenteremo questa nuova associazione composta da giovani calabresi, studenti, giovani professionisti e giovani imprenditori che si sono uniti tutti insieme per far rinascere il territorio da sotto gli aspetti soprattutto culturali, ripartendo da quelle che sono le risorse stesse del territorio, in primis le persone. Quindi chi più di noi giovani può dare una svolta concreta a questa regione, da sempre abbandonata, distrutta, molte volte quindi abbandonata a se stessa. Quindi oggi noi all'Hotel Palace faremo questa presentazione dove saranno presenti, interverranno la dottoressa Alessia Obasone, dottoranda di ricerca presso l'UMG di Catanzaro, il professore Domenico Bilotti, docente di diritto e religioni sempre presso la nostra università, Marco Napoli, presidente di Confcommercio Catanzaro, giovani sempre, Caterina Froio, presidente di giovani imprenditori Confindustria di Catanzaro e l'assessore Alessio Sculco del comune di Catanzaro. Al momento una sede precisa non ce l'abbiamo ancora, vediamo poi con il prossimo futuro di trovare una locazione temporanea per la nostra associazione. Per il momento ci potete trovare sulle nostre pagine Facebook e di Instagram Art Calabria. Se volete contattarci invece o in direct tramite sempre Messenger o direct di Instagram o con l'email istituzionale artcalabria2018@gmail.com.